Napoli scende in piazza ed è un abbraccio unico. Una manifestazione d'affetto che va ben al di là delle previsioni degli organizzatori. Quando è scattata l'ora designata per il flash mob organizzato spontaneamente su internet, il plebiscito racchiudeva decine di migliaia di persone, il popolo di Pino. Al centro dell'arena borbonica, che 30 anni fa lo consacrò voce della città, nessun palco, solo un piccolo altare, la chitarra dell'artista, qualche foto e tante, tantissime voci. È una festa, un omaggio ad un grande artista come è stato Edoardo De Filippo, come è stato Totò. Pino Daniele è uno di questi qui, è un grande, è un big. Pino Daniele nella nostra vita è stato sempre un faro e noi non potevamo fare diversamente. Noi identifichiamo in lui un padre, un fratello, un pezzo di un affresco di Pompei, che quando viene distrutto oppure lo perdiamo, noi non riusciamo a capire nemmeno perché sentiamo questa angoscia dentro di noi. E Pino Daniele è questo. Candele, ma soprattutto luci dei cellulari ad illuminare una notte con la luna piena fino al momento più sentito. La piazza si stringe, si commuove anche la nipote di Pino Daniele, Loredana. Questa è Napoli. Noi siamo così. E noi diamo tutto per chi merita. Un omaggio collettivo mentre si diffonde la notizia del funerale napoletano. Non solo Roma dunque, ma proprio come per Totò, doppie esequie. Qui la cerimonia si terrà questo pomeriggio alle 19, proprio in piazza Plebiscito. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, una decisione che viene salutata come un riconoscimento al calore dimostrato dalla città.